mi prude la gola. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Mi chiamo Gemma Cocca e faccio video su tante cose. Quindi, se non l'avete ancora fatto, assolutamente iscrivetevi al canale cliccando sul pulsante rosso qui sotto al video, non questo, quello come questo sotto al video, per restare connessi con me e con il mio mondo. In questo video parleremo di come fare la cacca rosa. Allora, la storia dietro a questo video, insomma, che mi ha fatto pensare di poter fare un video del genere, è molto simpatica. Allora, un giorno mi ero bevuta un estratto di rapa rossa e non so cos'altro. Quindi, sì, insomma, tutto bene, tranquillo, la rapa contiene un sacco di vitamine, sali minerali, bellissimo. Dopo un po' vado in bagno, faccio la pipì, mi pulisco e vedo che è un po' rosso rosa la situazione. Al che, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Perché perdo sangue da lì se, insomma, non ho il ciclo, eccetera, eccetera. E quindi un attimo di panico completo, perché non era neanche sangue, era palesemente rosa. Non rosa così, rosa fucsia. Vabbè, il colore della rapa, insomma. Poi inizio a pensare, oddio, ma forse sono andata in bici, mi sono fatta male, le pozzanghere, le fosse. Chissà che cosa è successo, mio Dio, morirò a breve. Tipo, sesso troppo violento? No, quello sicuramente no. E quindi... Quindi dopo circa 15 minuti di pippe mentali e di preparativi per andare al creatore, mi ricordo del mio meraviglioso estratto e finalmente torno a respirare. Però alla fine, una volta che lo sai, è anche divertente come esperienza, perché la rapa colora tutto, quindi sia la pipì che la cacca diventa rosa, tipo arcobaleno, tipo... ok. E quindi è stato divertente perché qualche giorno fa ho visto su Instagram la foto di un modello che seguo che aveva pubblicato una foto con questo estratto di rapa rossa scrivendo proprio questo, scrivendo: quando sono andato in bagno pensavo di aver pisciato sangue, invece però mi sono dimenticato che era la rapa rossa. Quindi ho pensato, ma perché non mostrare al mondo intero come può fare la pipì rosa e anche la cacca volendo? Quindi vi servirà un estrattore, va bene anche col frullatore, però viene molto più denso. Già la rapa rossa ha un sapore molto forte, terroso. Se lo mettete nel frullatore magari dovete mettere qualcosa in più per addolcire, magari qualche pera oppure qualche mela. Pelate e tagliate la rapa rossa. Tagliate le mele, se usate l'estrattore non c'è neanche bisogno di pelarle e togliere i semini. Poi ho pelato le carote, tagliato l'ananas. Ho inserito tutto nell'estrattore. Ed ecco qui il nostro meraviglioso succo, che fa anche bene per perdere peso, per disintossicarsi, detox, ma non noi interessa, perché a noi interessa per motivi molto più alti. Qui non era proprio ancora buonissimo, quindi ci ho aggiunto un po' di succo di limone e col succo di limone era molto molto buono. E quindi ecco qui come anche voi potete fare la pipì rosa. Quindi questo era il mio video su come fare la pipì e la cacca rosa, e se vi è piaciuto mettete un mi piace. Se avete altri argomenti di cui pensate che io potrei parlare con la mia meravigliosa nonchalance, scrivetelo nei commenti. Se avete avuto un'esperienza del genere con la rapa rossa, scrivetemelo, perché più persone l'hanno avuta, di quei momenti di panico. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!